Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del Fanta TG del Fanta Campionato della Lega Rosa Luxemburg da Evaristo La E Seccia. da domenica me la lavo. Come va domenica? Benissimo. Bene, allora passiamo subito ai risultati della Serie Certamente. Capasquadro, Lumato Central 0-1, Hermes Cumpate Plaza 0-1, Figaros Football Club Atletico Metallo 3-0, Kamikaze Occhi di Gatto 2-1, Metallurgico United Atletico Zangone 0-1, Nest Patula Kuba 0-0, Orcasitas Football Club Razborat 0-0, CSKA Lampadja Kalinita 0-0, Real Pupigiu Tremendo 0-0. Ed ora alla classifica della Serie A. Ed ecco la classifica. Al primo posto sempre il Razborat a 31 punti, seguito da CSKA Lampadja a 30, Atletico Zangone 29, Tremendo 28, Orcasitas Football Club 28, Kalinita 26, Figarus 24, Hermes 22, Lumato Central 21, Occhi di Gatto 20, Real Pupigiu 19, Kamikaze 18, Atletico Metallo e Capasquadra 17, Patula Kupa 16, Metallurgico United e Cumpate Plaza 15, chiude il Nest a 13 punti. Bene, la sedicesima giornata è caratterizzata dalla sciagurata prestazione di Diego, culminata dall'errore del dischetto che ha fatto innumerevoli danni, ma andiamo quindi nel dettaglio. Certamente. Termina 0-0 l'incontro clou della giornata tra Orcasitas Football Club e RAL Sborat. Pessima la prova dei padroni di casa che perdono una ghiotta opportunità nello scontro diretto contro la capolista. Ma gli ospiti del presidente Isaia, pur mostrando qualche numero in più, non fanno meglio e finisce a reti inviolate. Quindi neanche il CSKA Ampadra va oltre lo 0-0 sul proprio terreno di gioco contro il Kalinita, ma gara opaca per entrambe le squadre, ma il team del presidente Zacatau rimane ancora l'unica squadra al momento imbattuta del campionato. Mazza! Gara ottimamente interpretata dall'Atletico Zangone, che va a vincere 1-0 sul campo del Metallurgico United, che paga più degli avversari di turno l'errore dal dischetto di Diego. E con questa vittoria la squadra del presidente Luis si piazza al terzo posto, scavalcando l'Orcasitas e il Tremendo fermato sul campo del Real Pupigiu in un altro squallido 0-0. Sì, ebbene, Figaro FC, quindi protagonista di questa giornata, realizza il miglior punteggio della sedicesima, appunto, e soprattutto grazie al fatto di non aver messo Diego, quindi in rosa, si è aggiudicato il durissimo derby dei Terrapiccicici, surclassando sul proprio campo l'Atletico Metallo, il cui presidente Piragna tra sabato e domenica aveva già rilasciato delle dichiarazioni sul forum che quindi facevano pensare a già una cronaca di una sconfitta annunciata. Addirittura. Sì, quanto sembra già si era preparata la sua vasellina. Un netto 3-0 finale, quindi il del derby. E quindi vittoria importantissima per il morale, quella del Cumpade Plaza, che con il minimo indispensabile conquista i 3 punti sul campo dell'Hermes e finisce quindi 1-0 per gli ospiti. E con lo stesso risultato di 1-0 ottenuto in trasferta, torna alla vittoria il Lumato Central, che batte il Capasquad. Un'altra sorpresa, e torna quindi alla vittoria anche US Kamikaze, che con una convincente prova del solito Milito, coadiuvato dal sempreverde Panucci e da Montolivo, confeziona il 2-1 con il quale piega sul proprio campo di gioco Occhi di Gatto. Ultimo risultato è l'altro 0-0 con cui termina la partita tra Nest, che rimane ultimo, e Padula Cupa. Bene, Evaristo, ora passiamo alla classifica somma di voti. Certo, diamo subito un rapido sguardo. Con questa schermata sembra difficile vederci qualcosa, ma la regia ci viene in aiuto. Ecco fatto, al comando vediamo sempre il solito terzetto composto da Orcasitas, CSKA Lampadja e Atletico Metallo, ma vediamo che si avvicinano pericolosamente il Bayern München, il Mustafa e soprattutto il Figaros Football Club che ha fatto un bel balzo in avanti. Seconda parte della classifica, vediamo che vanno a chiudere questa classifica ben 6 squadre di Serie B, ultimissimo il Taranta. Ed ora vediamo i risultati della Serie B. Certamente. Brua, Cassola 0-0,
Sollini, Zolicuzzi 2-0, New Team, Forza Napoli 1-1, Metalla, Mikoliunas 0-0, Bayern München, Retopeti Adriano 1-0, Lokomotiv Spiritatul, La Poderosa 0-0, Taranta, La Hain 1-0, Mustafa, Malia CK 1-2, Blasco, Kule Ciriegiu 0-0. Ed ora appunto ci vediamo i risultati, cioè scusate, la classifica della Serie B. Ed ecco la classifica. Staccatissimo in vetta alla classifica, Forza Napoli a 37 punti, seguito dalla Poderosa e Retupet Ariano a 28, Cassola a 25, Bayer München 24, Blua, Malia CK 23, Kule Ciriegiu, Lokomotiv Spiritato 22, Sorlini e Zollicuzzi a 21, Mustafa a 20, New Team 19, Blasco 18, La Hain 17 punti, Taranta, Mikoliunas e Metalla chiudono la classifica a 14 punti. Quindi anche in Serie B possiamo dire che Diego ha mietuto delle sue vittime. Ma analizziamo le partite ad una. Partiamo dalla capolista Forza Napoli che viene fermata sull'1-1 sul campo di una determinata New Team in cui milito e Collaro limitano i danni ed è già citato brasiliano della Juve, appunto Diego. Quindi il risultato giusto è Forza Napoli ormai si gode il titolo di campione dell'inverno della serie cadetta. Già. Il Retupete Adriano perde 1-0 sul campo del Bayern München, che sembra voler tornare alla ribalta. Quindi la squadra del presidente Adriano viene raggiunta da La Poderosa, che, nonostante la pessima gara, ottiene il pareggio sul campo della Lokomotiv Spiritatu, uno striminzito 0-0, il risultato finale. Cassiola ferma la serie di vittorie del Prua a 4 e sfiora addirittura il colpaccio esterno per solo mezzo punto. Ai padroni di casa, ridotti in 10 dalle assenze in difesa, non bastano le magie di Milito, Matri e Kolarov e finisce con l'ennesimo 0-0. Battuta d'arresto per il Mustafa, che viene sconfitto dal Male ACK, che con i già citati Milito e Kolarov e con D'Agostino si impone per 2-1, mentre Sorlini batte 2-0 e raggiunge in classifica il Zollicuzzi, grazie a gol di Kolarov, Panucci e Pinzi. Bene, e il Taranta conquista la vittoria sulla Hain sul proprio campo. Sicuramente agli ospiti sarebbe andata meglio se Mudigay fosse stato, l'avrebbero messo titolare. Ma la squadra del presidente Santoronzo vince 1-0 e raggiunge in classifica Metalla e appunto Mikoliunas, che termina 0-0 lo scontro diretto. E sempre 0-0 finisce la gara tra Blasco e Kule Ciriegiu che giocano in 10. Eh già, ma adesso passiamo alla Champions. Ecco il tabellone della Champions. Andiamo subito nel dettaglio. CSKA Pampaggia, Nes 0-0, Occhi di Gatto, Romato Central 1-1, Figarus, Orcasitas 3-0, Patulo Cupa, Real Pubigiu 0-0. Al momento, tra le squadre impegnate in questa competizione, solo il Figarus mette una seria ipoteca sul passaggio del turno, grazie al secco 3-0 rifilato all'Orcasitas. Ma bisogna aspettare il prossimo turno per sapere chi passerà. I giochi sono ancora apertissimi. Come me, d'altronde. Bene, e quindi possiamo dire che il TG è in chiusura? E quindi passiamo ai saluti. Alla prossima edizione, un buonasera cordiale da Evaristo La È da Seccia. domenica me la lavo.